GF VIP 7, Antonella Fiordelisi lapidaria contro Gioele De Donà, se non parla dei triangoli o cose che fa con il marito non ha argomenti. È frustrata dalla vita che fa. Si riaccende la lite scoppiata ieri tra Antonella Fiordelisi e Gioele De Donà nella casa del grande fratello VIP. Questa volta la De Donà è intervenuta durante una conversazione in giardino tra la Salernitana, Luca Salatino ed Edoardo Donnamaria, dando inizio all'ennesimo confronto. Mentre Antonella insinuava che Gelo e Nichols parlassero di lei sotto le coperte, la diretta è interessata le ha risposto a tono: ma secondo te io e Nicola sera pensiamo a te? Non puoi essere sempre la protagonista di tutto? Mamma mia, ma come sei antipatica! Ma come fa a sopportarti tuo marito? Ci credo che avete un amore libero. Deve stare pur con altri tuo marito. Per come sei pesante, ha risposto Antonella. Al che la De Donà ha replicato: ma come fa a sopportarti Edoardo? Non è questione di essere pesante avere un amore libero. Si vede che non sai nemmeno il significato di amore libero, ho ben altro da fare che parlare male di te. Sei sempre te che parli male di me, di Patrizia, sparli male di tutti alle spalle. Ti metti sempre in mezzo e crei discussioni per stare al centro dell'attenzione. La Fiordelisi ha proseguito ironizzando: mi sa che è uscito un nuovo modello di borsa quando esci da qua. Ah bene, così andrò a fare shopping con Nicola, ha risposto Gioele. Calmati gli animi, la Salernitana ha sentenziato: io posso solo che migliorare, vuoi solo peggiorare. Per fortuna, perché se rimani così, ha risposto prontamente la De Donà. La Fiordelisi ha ipotizzato che l'ex concorrente di Ti spedisco in convento starebbe cercando di provocarla per ottenere maggiore visibilità all'interno del programma. A detta sua, anche Patrizia Rossetti sembrerebbe essere infastidita dal comportamento di Gioele, poiché le avrebbe tolto il saluto in segno di solidarietà all'amica Micolin Corbaia. Dopo le numerose frasi spiacevoli a lei rivolte dalla conduttrice, Antonella ha deciso: non rivolgerà più la parola alla coinquilina, nei confronti della quale sembra avere le idee molto chiare. Lei non vede l'ora di mettersi in mezzo perché, purtroppo, poverina, ieri si è sentita anche un po' esclusa dal discorso di Antonino. Non si vede più in puntata, perché se non parla di Antonino o dei suoi triangoli che fa con il marito, purtroppo non ha tanti argomenti nella casa, quindi ora deve fare comunella con Nicole per sparlare di me. Seppur determinata a non volerle più rivolgerle la parola, precisa che le frecciatine ci saranno sempre. Successivamente la Fiordelisi ha alzato i toni, tuonando: magari è frustata dalla vita che fa. Prontamente redarguita dal volto di Forum, spiega. Lei dice: come fa Edoardo a sopportarti? Beh, il nostro è un amore vero e sincero. Mentre il suo non l'ho sentito mai nominare. Deve stare lontana da me, perché è una persona con zero sensibilità.